Al via anche nella BAT le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid nella fascia d'età dedicata agli over 80, affluenza però sotto le aspettative per l'hub vaccinale del Pala di Sfida di Barletta, che nel corso del primo giorno ha fatto registrare tra le 50 e le 60 prenotazioni. Effettivamente ci aspettavamo un'affluenza più importante, ci aspettavamo che la gente percepisse l'importanza di fare questa quarta dose, specialmente per gli over 80 e per gli ultra sessantenni che hanno patologie importanti. In realtà vediamo questa scarsa affluenza che deve farci meditare, deve farci pensare che il messaggio che è stato inviato e la percezione che ciò che riguarda la prevenzione, la cautela, deve essere ancora, diciamo, metabolizzata bene. I dati delle ultime settimane non permettono allo staff sanitario di abbassare la guardia in relazione ai contagi, ma la cittadinanza e il sistema medico del territorio possono fare di più. I medici sono al lavoro per incrementare il numero delle vaccinazioni. La responsabilità dei cittadini si è vista nel momento in cui abbiamo avuto 1.300-1.400 somministrazioni al giorno. E questo vuol dire che la sensibilità del cittadino è stata importante. Le istituzioni dovrebbero spingere affinché coloro i quali sono immunodepressi, hanno problemi, colgano questa opportunità. Lo speriamo veramente. Rimane salda invece la fetta di popolazione scettica o addirittura contraria al vaccino. L'appello, in vista delle prossime settimane, è quello di prendere coscienza dei benefici apportati dalle somministrazioni. Un insuccesso per coloro i quali hanno pensato che la vaccinazione non sia stato un elemento importante. E cioè, ora, dire che chi non si è vaccinato, usiamo un termine quasi non proprio, l'ha fatta franca, in realtà non è così, è la persona più esposta in assoluto.